Le vie, le strade, le piazze accolgono la nostra vita quotidiana, collegano spazi, consentono incontro e comunicazione ed ognuno porta con sé il ricordo e la memoria di personaggi della cultura e della storia, di altre città vicine e lontane, di eventi che hanno segnato il trascorrere del tempo collettivo, lasciando segni da non dimenticare, ancorché talvolta dolorosi. Via Aurelio Peccei si aggiunge alle strade rivaltesi, riportando così alla memoria dei cittadini un grande pensatore e precursore delle teorie sulla necessità di porre limiti allo sfruttamento delle risorse e attenzione alla delicatezza del nostro pianeta. Allora, via, andiamo giù, speriamo che venga, eccoli, un applauso a via Aurelio Peccei. Noi davvero riteniamo che dedicare una via, una strada del nostro territorio ad Aurelio Peccei abbia un significato profondo, ed è un significato profondo che sta nelle radici del programma di questa amministrazione. Questa amministrazione è retta da una giunta non politica che si chiama Rivalta Sostenibile, che ha dato vita a una lista, e in questo termine di sostenibilità, questo termine di sostenibilità deriva direttamente dai lavori che ha fatto Aurelio Peccei. Questi lavori risalgono al 72, alla fine degli anni 60 e ai primi anni 70. Sono lavori di cui adesso parleremo in modo molto più scientifico, molto più approfondito. Ma sono lavori straordinari, perché davvero hanno posto all'attenzione dei cittadini del mondo dei problemi che, detti così, sembrano assolutamente banali. Cioè che la Terra sia finita e che le risorse della Terra siano altrettanto finite, detto tra cittadini normali, è assolutamente comprensibile. Peccato che tutta la politica, tutta l'economia di questi decenni non abbia mai tenuto conto di questi fatti. Ed è straordinario il fatto che proprio Peccei sia invece un economista. Quindi è partito dall'interno della disciplina dell'economia la consapevolezza intorno a questi temi. Veramente una delle cose più straordinarie di mio padre era che lui era veramente un manager. Ha sempre, tutta la sua vita è stato un manager. Però aveva una sensibilità molto profonda per i problemi dell'uomo e ha girato il mondo per molti molti anni e si è accorso che c'erano dei problemi che continuavano a presentarsi, le cui soluzioni non erano facili, e ha incominciato a pensare di più su questi problemi e piano piano si è accorto che questi problemi si intrecciano uno con l'altro e che sono dovuti tutti alla stessa causa, ossia che noi stiamo andando avanti in un mondo finito pensando che abbiamo delle risorse per sempre e che bisogna in una certa maniera cambiare direzione. Siccome noi abbiamo creato questo sistema, bisogna che anche l'uomo stesso cerchi di cambiarlo. E quindi quello che ha fatto negli ultimi 10 anni della sua vita è cercare di pensare come si cambia la qualità umana, come possiamo indirizzare il pensiero dei nostri concittadini in una maniera che pensino non soltanto a loro stessi o ai loro figli, ma pensino più anche alle altre generazioni. Quindi, in un certo senso, è passato da manager a filosofo senza accorgersi, solamente pensando molto sui problemi che vedeva nel mondo. Il lavoro che venne fatto allora, ai tempi della pubblicazione del libro Sfinite lo sviluppo, metteva in evidenza alcune aspettative su quello che sarebbe successo se si fosse continuato così come si era impostati negli anni 70, diciamo. Tra queste aspettative c'era un impoverimento sostanziale delle risorse non rinnovabili. Ora, questa è una previsione che oggi è facilmente verificabile che è la realtà, nel senso che non siamo in condizioni di scomparsa di risorse minerarie, dello stesso petrolio e così via. Però è vero che oggi come oggi è diventato scarso quello che è per esempio il petrolio facile o quelle che sono comunque le risorse facili, che sia rame o che sia molibdeno o qualunque cosa, cioè quelle che costa poco in termini di energetici estrarre. Ce n'è ancora tanto, ma costa molto di più estrarlo. Quindi il nostro gruppo di studiosi negli primissimi anni 70 fece diversi scenari. Uno degli scenari che correttamente è poi quello che abbiamo seguito
e che stiamo continuando a seguire, si chiama business as usual, cioè lasciare tutto com'è, lasciare che le dinamiche dell'economia, le spinte della società vadano senza che si mettano dei vincoli, dei correttivi anche agli errori. E il risultato è collasso della società per eccesso di aumento della popolazione, di richiesta di materiali, di materie prime di qualsiasi natura, dai minerali ai pesci degli oceani, agli alberi delle foreste. E poi c'era anche una curva che genericamente veniva chiamata pollution, cioè l'accumularsi nell'ambiente di sostanze di scarto, di scorie, che in qualche maniera come primo risultato è il risultato della tossicità nei confronti dell'uomo, e poi possiamo metterci lì dentro anche un po' l'intuizione del cambiamento climatico, che poi sarebbe stato studiato via via con maggiore completezza in seguito. Oggi, 8 ottobre 2015, si è aggiunta sulla carta geografica del mondo una città come Parma. Domani un'altra Parma, dopodomani un'altra ancora, nell'anno fanno circa un'ottantina di milioni di persone in più. Certamente capisci perché Aurelio Peccei si inquietava di questa dinamica, e se oggi fosse qui a commentare i telegiornali con i barconi dei migranti nel Mediterraneo direbbe: ragazzi, ma io ve l'ho detto quando eravamo 4 miliardi, non lamentatevi, e questo è solo l'inizio. È solo l'inizio perché c'è un sacco di gente nel mondo che sta male, che mangia poco, non mangia per nulla, che non ha diritti, adesso anche peraltro scacciata dai cambiamenti climatici in zone dove ci sono uragani, in zone dove ci sono siccità, e quindi questo processo non farà che peggiorare, ma quella curva continua a crescere, non si è fermata, e quindi attendiamo attorno al 2050 un numero variabile che secondo la, attualmente questa è prolungata in modo scorretto, secondo le ultimi dati delle Nazioni Unite dovremmo essere circa 9 miliardi al 2050 e 11 miliardi al 2100. Non è certamente una buona notizia. Sarebbe molto importante che l'umanità imparasse a moderarsi da sé. Se non lo fa, Roberto l'ha detto prima, il rischio di collasso era la risposta che veniva fuori dal rapporto. Quelle curve a un certo punto collassano, scendono. Prima sono salite tumultuosamente e poi a un certo punto superano un picco e scendono. Un conto è guidare una discesa, cioè farlo per scelta noi, un conto è rotolare, sfracellarsi. Un ragionamento elementare che si può fare è: ma se io insisto che voglio che crescere, che cresca qualcosa, in un ambiente che è finito, quindi più di così non si può, è possibile che la crescita continui, ma che cosa crescerà in questo sistema finito, che non può crescere globalmente? Cresceranno le differenze, quelle possono crescere. Cioè la distribuzione, che è una vicenda tutta umana, non è una vicenda fisica, la distribuzione della ricchezza prodotta è disuguale, ma oltre ad essere disuguale, viene spinta a diventare sempre più disuguale. Gli indicatori statistici delle Nazioni Unite dicono che in tutto il mondo, tutte le economie, con qualche eccezione qua e là, negli ultimi 30-40 anni hanno visto aumentare l'indice di disuguaglianza sociale al loro interno, con regimi i più diversi, incluso quello cinese. Stati Uniti, Cina, Europa, hanno tutti questa caratteristica. Perché io voglio crescere, non posso far crescere tutti, il risultato dei meccanismi sono tali per cui avvantaggiano chi ha già il controllo di una parte di ciò che viene prodotto, e quindi cresce la differenza. La crescita della differenza, prima sono state evocate le migrazioni, dà il destro per fare un'analogia, diciamo, elettrotecnica del problema. Credo che tutti sappiano, anche se non sono elettrotecnici, che per far passare una corrente attraverso un filo ci vuole una differenza di potenziale agli estremi. Se voglio far scorrere l'acqua devo creare un dislivello. Al contrario, se io creo un dislivello allora si creerà una corrente. Se io creo disparità tra vari punti del pianeta e mantengo la disparità, indovinate un po' cosa succede? Creo una corrente. Cos'è una corrente? È un flusso di migranti. E l'acqua, se crea un dislivello, dice: ma mettiamo una diga, l'acqua non la fermi con una diga se c'è il dislivello, perché questa passa sotto la diga. Allora quelli che vogliono tirare sui muri, in Ungheria, alla frontiera messicana, guardino che la differenza di potenziale, che è quello che muove la corrente, rimane, se rimane,
il flusso passa sopra la diga, sotto la diga, intorno alla diga, puoi sparare, puoi fare quel che vuoi, mettere i cani, non c'è niente da fare. Se vuoi curare il problema devi ridurre le differenze, ma ridurre le differenze la crescita doveva finire e siamo di nuovo al punto di partenza.